Primo giorno da allenatore dell'Unione Venezia per Gianluca Luppi. Il neotecnico arancio-nero-verde è giunto al Taliercio con il vicepresidente ed amministratore delegato Alex Samokin ed il consigliere sportivo Dmitry Balashov. E sono molte le aspettative nei confronti di Luppi. Innanzitutto Balashov ha detto che è stato chiesto all'ex giocatore dei tempi d'oro della squadra lagunare di chiudere nel migliore dei modi questa stagione, anche con il compito di valutare dal punto di vista tecnico la squadra in vista di un prossimo campionato in Lega Pro. Luppi si sente pronto e torna in Laguna con questo spirito. Beh, con uno spirito nuovo, con lo spirito, con la consapevolezza che è un impegno importante, un impegno dove la società ambiziosa ha voglia di grandi calci e di grandi risultati. E questo è quello che cerco anch'io, quello che cerco di costruirmi e quindi piazza più ideale di questa penso che non ce ne sia. Luppi è stato il secondo di Arrigoni a Bologna, facendo anche esperienza nella medesima squadra come primo allenatore. Sì, no, sono esperienze belle che fanno crescere a livello tecnico e quindi sono tutti passi, ecco. Mi è piaciuto partire dai ragazzini, fare la prima squadra, vincere il campionato in B, perché è un'esperienza che poi ti fa crescere e ti fa capire il ruolo dell'allenatore. Questo è il messaggio che darà alla squadra. Gli farò i complimenti perché se sono in questa posizione è un gruppo valido. Gli chiederò la massima intensità e di non mollare mai. Queste saranno le prime cose che questo gruppo penso poi che abbia. Quanto al modulo tattico che adotterà? Adesso devo vedere i giocatori che ho a disposizione, poi la mia idea è giocare con trequartisti di due punte, però sì, chiaro, delle volte devi guardare anche col fatto dei ragazzi, quelli che devono giocare un 90, 2, 91, un 92, e quindi dopo bisognerà fare tante valutazioni. Capitolo tifoseria. Luppi sa bene quanto l'Unione Venezia sia seguita e che c'è da rilanciare una piazza. Sì, una piazza che ha voglia di calcio, io me lo ricordo quando c'era la curva piena ed era alta il doppio di quella che c'è adesso, spero che un domani possano ricostruire ancora quel pezzo che manca perché vuol dire che siamo andati bene. Quanto alle prospettive attuali di campionato, dice... Beh, la mia prerogativa adesso è Montebelluna, poi il playoff ci penseremo dopo. In caso di ripescaggio in Lega Pro, ecco quali sono, secondo Luppi, le caratteristiche che deve avere un giocatore. Ma tecnicamente deve essere valido e deve avere l'unica cosa che un giocatore di Serie D può ambire, la voglia di andare in altri palcoscenici grandi, che sarebbe la C1, C2, e questa è quella cosa che ti fa scattare, la voglia di arrivare, che ti fa scattare quel qualcosa in più che in campo fai di più e fai il massimo. Per problemi personali, Massimo Bonini non potrà essere al momento il vice di Luppi, che andrà in cerca di un altro collaboratore. Confermato invece il preparatore atletico Paolo Casale. Per quanto riguarda Andrea Seno, Samokin ha detto che continuerà a lavorare per il sodalizio lagunare, soprattutto per la ricerca di giocatori per il prossimo anno, sottolineando che comunque tutti sono messi alla prova. Per Venezia United, Beatrice Maier, Mestre.